Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. Durante la notte gli anglo-americani, che già avevano occupato la Sicilia, sbarcano a Salerno, mentre il 9 settembre il re Vittorio Emanuele III abbandona Roma con un folto gruppo di militari e funzionari per raggiungere l'Abruzzo, dove a Ortona si imbarca per Brindisi. Il 12 settembre un reparto di paratedeschi libera Mussolini confinato in un albergo di Campo Imperatore sul Gran Sasso e lo porta in Germania da Hitler. Il 10 settembre i tedeschi occupano Roma e iniziano l'invasione dell'Italia centro-settentrionale, attraversata da migliaia di soldati italiani sbandati. Il 23 settembre, sul Garda, a Salò, viene costituita la neofascista Repubblica Sociale. Abbiamo appena visto come, dopo l'8 settembre del 1943, l'Italia era di fatto divisa in due dalla linea Gustav. A sud il Regno d'Italia, liberato dalle forze alleate, a nord la Repubblica Sociale Italiana di Mussolini, occupata dai tedeschi. Dall'Adriatico al Tirreno, dal Sangro a Cassino, la linea Gustav resisterà fino al giugno del 1944. Quelle che seguiranno sono alcune testimonianze che abbiamo raccolto del lungo inverno 1943-1944 e che ci raccontano di fatti cruenti e dolorosi sopportati dalla popolazione civile. Ascolteremo di una rappresaglia dei nazisti a Canosa Sannita, questo un episodio legato alla cosiddetta resistenza umanitaria, di una bomba che cade nella cantina dove nonna Agnese si rifugiava, del bombardamento di Lanciano del 20 aprile 1944, dello sfollamento e della guerra del Tino. A narrare i propri ricordi sono le nonne Renata, Agnese, Assunta e il nonno Carmine. Nel 1944 a Canosa Sannita fu arrestato Carmine Catalucci, accusato di essere una spia perché aveva nascosto nella masseria Torni un soldato americano. Allora i soldati, per rappresaglia, presero tutti i capofamiglia Catalucci e li portarono presso la fonte di Canosa, una località lontana dal paese, dove furono fucilati. Tullio Catalucci, figlio di Carmine, fu testimone della scena. Intanto Igino Catalucci, mio marito, che aveva 14 anni, e sua madre, furono deportati nella chiesa di Ari, dove passarono diverse notti. Da qui poi, con un camion, furono portati al tabacchificio di Chieti Scalo, dove passarono una sola notte. Da quel luogo scapparono il mattino seguente, mentre insieme agli altri prigionieri erano stati accompagnati a lavarsi. Si rifugiarono intanto a Chieti in una cantina in via dei Crociferi. Un giorno il nonno, durante i rastrellamenti di Chieti, fu preso dai tedeschi per essere mandato al fronte a Cassino. Grazie ad un paesano
che dichiarò che era un ragazzo di solo 14 anni, fu risparmiato. A Santa Bulinara siamo stati là la notte a dormire sopra il plotò, sai che lo è il plotò? E le cassette che si mette l'uva, che vendemmi la l'uva e la mettono dentro, e lo mette in cantina, sarebbe un bel spazio grande, e noi stavamo tutti seduti là. E quindi che caspita, si sapeva, si sentivano le cannonate da Orsogna, venivano le cannonate avanti, capito? Scannonate veniva ed è entrato proprio all'angolo di dove eravamo seduti noi sotto in cantina. Questa bomba ha fatto un bel buco così all'angolo ed è venuto proprio qui e ha preso questo botte grande di 20 ettari di vino e si è aperta. Sembrava che uno proprio aveva aperto con le mani e noi eravamo tutti seduti così. E l'ovino è venuto tutto addosso a noi. E allora siamo scesi, siamo andati giù a Rugate, giù, e abbiamo passato il Moro. All'ospedale è passata una camionetta dei soldati. E allora io, era mio suocero e mia suocera, vecchi, quindi certamente era vicino a me. E quindi è venuto vicino a me e allora sono detto io, per favore portare mamma a tappa Lanciano. E io Lanciano, meno. Era giovane. E ci siamo portati là e abbiamo salvato la vita in questo modo. Dal corso delle Trieste andavamo verso la piazza, vicino al Modernissimo, per dire, ci siamo salvati per miracolo. Questa bomba è andata a finire in piazza, noi stavamo vicino al Modernissimo. Quindi abbiamo attraversato, c'era un mio compagno di scuola vicino sotto i portici, stava sdraiato tutto il sangue. E poi io dovevo attraversare alla fine del corso, dovevo andare verso il via del tribunale, no? Facevo la sembra scorciatoia. E non potevamo passare, ci stavano dicendo. Allora uno come dice, signorini, si butti per terra perché le cannonate venivano, siamo stati per terra. Prima siamo andati verso il Carminello, al Carminello, no? Poi dopo del Carminello siamo spostati, siamo andati verso la fonte. Come si chiama? Verso Frisa. Poi è caduto il campanile, di colpo, no, il campanile della chiesa, l'hanno fatto cadere perché era un posto dove potevano guardare. Questo campanile a terra l'abbiamo ritrovato. E noi io da allora eravamo assolati, lì dormivamo per terra, insomma, una cosa, tante persone eravamo con un telo. A Frisa, dormivamo là, però alla fine dice io voglio tornare a casa, voglio tornare a casa. Altino è stato teatro di guerre, della seconda guerra mondiale, specialmente Monte Calvario, Sant'Ancio e altre colline montagnole nei dintorni, ma soprattutto Monte Calvario, che ha ospitato prima trincee con i tedeschi e successivamente inglesi, anzi gli indiani all'inizio sono arrivati. Non ci fu una grande perdita di uomini, né da parte degli indiani, né da parte dei sopravvenuti, né da parte dei tedeschi, ma insomma, poi i morti ci sono stati in ogni caso, più dalla parte dei tedeschi che magari sono stati colpiti all'improvviso. Io ero un ragazzino, avevo 10, dal 43 al 45, 10-12 anni, ricordo anche perché è stato sempre raccontato questo particolare, questa battaglia del sangro taglio su Altino. Io pure ricordo i tedeschi, alcuni da casa nostra per esempio intervennero di notte occupandole. Una camera avevamo che poi era adibita pure a magazzino e mi ricordo mio padre che presentò solo un figlio, mio fratello più piccolo, di pochi mesi e quelli si intenerirono
e ci lasciarono stare, però in qualche occasione lo presero pure portando a scavare le trincee, rimandandolo a casa la sera. Ricordo il rastrellamento di animali, mia nonna andò a consegnare, accompagnò a consegnare un bue a Taranta, mi sembra che sia. Noi stessi, credendo di fare cosa buona, abbandonammo la casa e andammo sfollati ad Altino, allo Quarto Ammonte, come si chiama l'isola. Dentro una chiesa evangelica ci siamo intrattenuti qualche settimana in attesa degli eventi. Dopo aver ascoltato queste importanti testimonianze, trasferiamoci ora all'Abbazia Morronese, un tempo adibita a carcere, per poi passare ad Anversa degli Abruzzi per raccontarvi la storia del pastore Michele Del Greco. E lo facciamo attraverso due lettere, la prima immaginata e scritta da noi, la seconda realmente scritta da Michele, dopo aver saputo della sua condanna a morte. In ultimo saremo a Scanno, dove tra i suoi vicoli e le sue stradine concluderemo questo piccolo viaggio in compagnia del presidente Ciampi, o meglio, delle sue parole. Il nostro tentativo è stato quello di narrare alcune vicende e una pagina di storia della guerra in Abruzzo e della linea Gustav, tra guerra e pace. Mio caro Michele, sono passati pochi giorni da quando i tedeschi hanno bussato alla nostra porta e ti hanno portato via. Se ci ripenso mi sento male. So che devo essere forte e non devo scoraggiarmi. Devo farlo per te e per i nostri figli. Ti giuro che ci sto provando con tutte le mie forze, ma è così difficile. Svegliarmi e non averti qui è un dolore grande. Ti penso sempre e non sai quanto vorrei essere lì con te e consolarti. Fra 2 giorni ci sarà il processo e speriamo che finisce tutto bene. Ho tanta paura di perderti. I tedeschi sono crudeli, lo sappiamo tutti. Ma basta pensare a queste cose brutte. Ce la faremo come abbiamo sempre fatto. Tornerai a casa presto, vedremo i nostri figli crescere e gli impareremo ad essere gentili e ad aiutare gli altri, come hai fatto tu con tutti quei ragazzi che chiedevano un pezzo di pane e un posto sicuro dove dormire. Ieri è venuto il compare per la faccenda delle pecore e delle capre. Non ti preoccupare per questo, perché so come fare. Mio caro Michele, prego sempre per te e spero che i tedeschi ti fanno tornare a casa presto. Ti baciano i tuoi figli, Nunzio chiede sempre di te. E ti salutano tua sorella Francesca, le mie sorelle, mia madre, tuo cugino Pietro e la famiglia. Ti stringo forte. Tua moglie, Carminuccia. Mia cara Carminuccia, avevamo una bella famiglia da portare avanti col nome di Dio. Il mio destino, invece, è che sono stato condannato a morte. Io vi benedico e mi dovete perdonare per qualche rimprovero. Io muoio perché ho avuto la colpa di aver aiutato la povera gente. Cara Carminuccia, perdonatemi se ho fatto delle mancanze, però sono innocente. Rispettate il contratto che è stato fatto. Pertanto vendete le pecore, ma lasciatele un po' per voi. Le vaccine mantenetele per uso di famiglia, così non dovete chiedere niente agli altri. Non posso consolarmi di non poter rivedere mio padre per l'ultima volta. Il triste destino così ha voluto. Raccomandatemi a tutti i santi e alla Madonna della Libera, che la tengo sempre cara nel cuore. Carminuccia, mi consolo di averti vista l'ultima volta insieme ai nostri 4 figli. Ti bacio e bacio i miei figli. Digli che sto chiuso dentro una stanza, senza una goccia d'acqua. Figlio Nunzio, fai il buono e fa quel che ti dice tua madre. Non credevo di doverti lasciare così subito. Saluto mia sorella Francesca, mio cugino Pietro e famiglia, le vostre sorelle e famiglia. Vogliate sempre bene a vostra madre. Smetto di scrivere. Ti sono stato sempre fedele, tuo marito, Michele Del Greco. Se fummo capaci di ritrovare i punti cardinali di riferimento, di riconquistare la serenità dell'animo, di fare le conseguenti scelte e di perseguirle con determinazione, di sentirci di nuovo parte viva di una società di uguali, ciò fu dovuto al clima umano che respirammo in queste montagne, in questa terra d'Abruzzo.
una popolazione povera, provata da anni di guerra, semplice ma ricca di profonda umanità. Accolse con animo fraterno ogni fuggiasco, italiano o straniero. Vide in loro gli oppressi, i bisognosi, spartì con loro il pane che non c'era. Visse quei mesi duri di retrovia del fronte di guerra con vero spirito di resistenza, la resistenza alla barbarie.